Via. Fabio. Caro Alberto, ti voglio far Cos'è vedere. questa storia? Dimmi Ah, tu, sì. dimmi tu, dimmi tu, dimmi tu. No, no, cos'è questa storia che il vaccino si espande per aerosol? No, non il vaccino, il contagio. Il contagio. Contagio, non il vaccino, sì, scusa, stupido. Il sì. contagio si espande via aerosol. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, un po' alla chetichella, ha modificato sul suo sito le informazioni su come si diffonde il Covid-19. Qualche settimana fa, una cosa molto recente, fino a un paio di settimane fa, diciamo, la diffusione veniva attribuita alle droplets, cioè agli sputi, cioè alle particelle sputacchiate, che quindi, insomma, poi aggredivano le vie nasali, gli occhi, quello che sia. Ora E invece cascano per terra. cascano per terra, sono abbastanza pesanti, quindi se uno non sta proprio vicinissimo, la probabilità di contagio è abbastanza, bassa. Invece adesso hanno inserito, hanno detto che oltre a queste droplets, anche l'aerosol, le particelle di aerosol, che sono particelle molto, molto più piccole e che tendono a galleggiare, per così dire, nell'aria, possono trasmettere il contagio. Allora, che significa questo? Significa che alcuni degli elementi su cui si è basata la strategia di contenimento dell'infezione, infezione, no, del contagio, per essere più precisi, devono essere riviste, perché allora è chiaro che il contagio all'esterno è molto più raro di quello che si pensava e che invece il contagio all'interno è molto più diffuso e molto più pericoloso di quello che si pensava. Perché? Perché se queste particelle di aerosol rimangono nell'aria, allora il distanziamento sociale non è che sia molto efficace. Tra l'altro, anche la faccenda delle mascherine, comincia a essere, quantomeno, interessante da discutere. Perché? Perché non è che se tu metti Non la dico che le mascherina, mascherine non servono più. ma Quindi le allora la mascherine non servirebbero mascherina più. non se può servire a eliminare queste, diciamo così, a limitare il contagio tramite le droplets, però non è che quando tu hai la mascherina sul volto l'aria poi non esce da dietro, da tutti i possibili buchi tra la mascherina e il volto, no? Quindi questi aerosol non ti vengono addosso perché se il tuo interlocutore avesse la mascherina, però magari Capisco. si diffondono insieme al respiro, non è che viene bloccato, cioè non è che la mascherina impedisce al respiro di uscire dal nostro corpo. Ok, quindi questo è quindi all'interno, soprattutto in posti poco areati, dove c'è molta gente, dove si parla o addirittura si canta, quello è l'ambiente più favorevole alla trasmissione del virus. Questa cosa qui elimina anche riduce di moltissimo la probabilità di contrarre il virus attraverso il contatto con le superfici,
Vi ricordate che all'inizio della pandemia si diceva lavate bene, allora i tavoli, i telefonini, ah, per l'amor di Dio, disinfettato, eccetera, eccetera. Perché mi ricordo un articolo che diceva no, il virus sulle superfici, 4 ore, poi c'era chi no, 8 ore. Insomma, invece sembra adesso che da queste nuove linee guida basate sull'analisi di varie illustri ricerche, la diffusione del contagio attraverso le superfici è un evento raro, mettiamola così, se non da escludere. E, quindi, no, per concludere su questo punto, quindi la faccenda che è interessante riguarda il fatto che non bisogna, diciamo così, l'idea che rinchiudere la gente in casa limita il contagio comincia a essere un po' discutibile. Cioè, se uno fuori casa non si infetta, mentre in casa si infetta, per metterla in termini un po' crudi, è meglio fare in modo che la gente stia fuori il più possibile e stia dentro il meno possibile, e laddove sia costretta a stare dentro, l'ambiente deve essere aereato il più possibile, il che mette in luce il ruolo delle scuole. Che poi alla fine della giornata la diffusione del contagio è stata in molti posti determinata dall'apertura delle scuole, perché se dobbiamo credere a questi nuovi... Ho sempre sostenuto io che sono le scuole. Sì, infatti, perché c'è l'effetto combinato dei mezzi pubblici, certo, affollati, e delle aule affollate. Infatti c'è uno studio che dimostra come all'aumentare del numero di persone per classe aumenta la probabilità di contagio, insomma, di trovare un positivo nella classe. E quindi questo è un... speriamo che, adesso col vaccino si dovrebbe risolvere buona parte dell'emergenza, però ecco, una cosa del genere, dovesse arrivare una variante strana che è meno reattiva al vaccino, oppure dovesse venire, che ne so, fra anni, speriamo, un nuovo virus, almeno che di questa esperienza si faccia tesoro. Questo mi viene da dire. Che, insomma, non si stolidamente spinga l'idea che stare in casa è il modo migliore per prevenire il contagio. Questo spero che un domani possa essere una nozione che entra nella testa dei decision makers. No, quello che ti volevo far vedere, Alberto, è una cosa abbastanza interessante, così, chiamiamolo un divertissement. Perché ti volevo far vedere questo grafico con il risultato di Amazon, in particolare i ricavi di Amazon trimestrali. Si vede sullo schermo la condivisione già? Allora, sì, sì. Questi sono, abbiamo preso questo grafico degli ultimi 2 anni. Okay. Allora, nel primo trimestre 2021 Amazon
ha fatto registrare più di 100 miliardi di ricavi, circa 110 miliardi di ricavi. Okay. Notiamo che in due anni si sono quasi raddoppiati i ricavi, okay? Dal primo trimestre 2019 al primo trimestre 2021. C'è stato l'effetto pandemia e il quarto trimestre 2020, insomma, è stato un record, ma diciamo che Amazon ogni trimestre incassa 100 miliardi di dollari, un po' più di 100 miliardi di dollari. No? I profitti ovviamente sono molti di meno, ma tenete a mente questo numero. Perché dal mio punto di vista è interessante? Perché, ecco qua, metto anche in condivisione quest'altro grafico, prima che faccio, che salti un po' al punto che voglio sottolineare. Questo è il grafico dei ricavi anche di Apple, ok? Apple ha avuto meno ricavi di Amazon, circa, insomma, si attesta intorno a 60 miliardi di dollari. 111 ha fatto questo, è quasi raddoppiato, insomma, se tu prendi il primo trimestre, scusami, il secondo trimestre del 2020, è quasi raddoppiato il numero di ricavi. C'è un effetto stagionale, voglio sottolineare. Si vede sempre il primo trimestre è sempre migliore degli altri tre, evidentemente. Saranno le vendite natalizie, insomma, saranno, in teoria le vendite natalizie dovrebbero essere il quarto trimestre, ma evidentemente vengono registrati con un po' di ritardo rispetto alla vendita proprio al dettaglio. Comunque, insomma, non è questo il punto. Stiamo parlando nell'ordine di sia per Amazon sia per Apple, stiamo parlando di ricavi trimestrali di circa 100 miliardi di dollari. Allora, io voglio mettere in relazione questo dato con l'ammontare totale dei fondi destinati all'Italia per il Recovery Plan, il cosiddetto Recovery Plan, che adesso si chiama Next Generation EU. Questo piano prevede per l'Italia un ammontare pari a due trimestri dei ricavi tipici di multinazionali americane di successo. Quindi chi crede che tutta questa pioggia di soldi in Italia ci permetterà di diventare nababbi, non ha assolutamente idea degli ordini di grandezza. Fabio, che su cinque anni, poi, tra l'altro. 200 diviso 5 sono 40 mediamente all'anno. Sono, sono 6 gli anni, perché oddio, metà del 21, insomma, sì, diciamo 5-6 anni, facciamo 5 per... sono 40 miliardi l'anno scarsi. Vabbè, su un PIL di 1600 sono 2,5. Sì, sono... non dico che sono bruscolini, perché non sono proprio
effetti trascurabili, però non sono un game changer. Non è che con lo stimolo di 40 miliardi l'anno un'economia come quella italiana rifiorisce. Tra l'altro, ricordiamoci Riferisce che è debito, che sarebbe. buona parte è debito, no? Quindi non è che sì, debito a tassi bassi, tutto quello che si vuole, ma sono soldi che devono essere ridati indietro, tranne forse una quarantina di miliardi a esagerare, che sono trasferimenti diretti, quindi a gratis, come si dice a Roma, ma stiamo parlando di meno di 10 miliardi l'anno. Ok, No, il vero quindi colpo di frusta per noi è se diamo, se riusciamo a fare le riforme che diciamo di voler fare. esatto. Quelle possono essere il paese, ma non i Se soldi. tu usi quei soldi per mettere la pubblica amministrazione veramente in grado di funzionare, per cui tu non devi andare a buttare il sangue ogni volta che entri in un ufficio pubblico, che fai questo salto nel medioevo quando varchi la soglia di un ufficio pubblico, allora ecco. Metti in moto un circolo virtuoso. Ma se uno pensa che a fare gli asili oppure a potare gli alberi nei giardini pubblici si possa rilanciare l'economia, ecco, quello è proprio sbagliato. Ma non sbagliato, sbagliatissimo. Perché non è da lì che verrà la ripresa, non è da lì che verrà l'impulso. E quindi è importante far capire alla gente che gli ordini di grandezza in ballo, gli ordini di grandezza dei trasferimenti, del sostegno che ci viene dall'Unione Europea, non è un qualcosa che cambia la vita, cioè non è un elisir di giovinezza e di rilancio del PIL. È un modo per dire mettetevi di buzzo buono a diventare un paese moderno e noi vi diamo un po' di soldi per finanziare questo sforzo, perché altrimenti fate la fine dell'Argentina, del Libano, della Grecia. Tra l'altro, la Grecia poi in tutto questo è stato, diciamo, nell'ambito del recovery plan e dei piani presentati, è stato uno dei paesi migliori. Quindi della Grecia dobbiamo parlare con ammirazione adesso, ci dobbiamo togliere tanto di cappello. E se no, fra qualche anno faremo la fine dell'Argentina. Tra l'altro, mi fanno notare, un nostro comune amico mi fa notare che presto arriverà in Europa il presidente argentino col cappello in mano a chiedere solidarietà per il piano, piano di sostegno del Fondo Monetario Internazionale e quindi per il negoziato sulla ristrutturazione del debito, insomma, viene a fare l'accattone, che il paese chiaramente non è in grado di tirare avanti con le sue forze. L'Argentina, peraltro, è stato uno dei paesi che ha subito, le conseguenze peggiori, dell'epidemia tra i paesi anche dell'America Latina, ma direi nel confronto mondiale, ha tenuto chiuso più a lungo di tutti, i contagi non sono stati fermati, ma anche perché un'economia dove molta gente vive di lavori informali, tu puoi impedire quanto puoi. Puoi credere di impedire quanto vuoi alla gente di uscire di casa, ma quelli se un poveretto lavora come garzone
in un negozio e se non va al negozio a guadagnarsi la pagnotta non mangia, che fai? Lo chiudi in casa e quello in casa ci resta? Ovviamente no. Pure se fa, che ne so, il meccanico abusivo da qualche parte e se non ripara le macchine Mangio. non mangia, è ovvio che quello se ne frega del lockdown, di tutte le restrizioni possibili e immaginabili, che tra l'altro, insomma, in misura minore anche quello che è successo in Italia, il primo lockdown è stato più o meno stretto, più o meno. Tutti gli altri non hanno avuto un effetto, non sono stati così severi perché la gente comunque ha dovuto sfamarsi, ha dovuto tenersi a galla. E voglio vedere quante estetiste o quanti barbieri sono stati con le braccia conserte a aspettare la riapertura. Qualche soldo l'avranno fatto andando in giro. Per cambiare Dimmi, dimmi. discorso, cosa dici di quei pochi nuovi lavori creati negli Stati Uniti? Solo 266.000, mentre ce ne si aspettava 1 milione. Alberto, secondo me, quando tu dai i soldi alla gente per non lavorare, come diceva Milton Friedman, se tu fai Ah, pagare ok. le tasse a chi lavora e dai i soldi a chi non lavora, quale può essere l'effetto? È che la gente dice, vabbè, tu mi stai pagando per rimanere a casa e io rimango a casa. Non mi sembra una grande, come dire, sorpresa e è il riflesso di una politica sbagliata, quella di Biden, che diciamo viene sulla scia di analoghe misure, per quanto meno generose, di Trump, e tanta gente che guadagnava salario minimo o più o meno Onesto. stipendi non particolarmente generosi, ti dice, vabbè, mi paghi per non lavorare e io non lavoro. Tra l'altro, mi paghi meglio per non lavorare di quanto di quanto guadagnerei col salario se andassi a lavorare. Chiuso. Ho questa impressione. Questo come Peraltro, anche i ristori di Biden davano 2.000 qualcosa dollari a persone. buttali via, cioè non pensare a New York e a Los Angeles, e magari nemmeno a Chicago, ma tu pensa a tante città, cittadine, che ne so, da Indianapolis a Albuquerque o posti in Alabama, nel Mississippi, dove 2.000 dollari ti consentono di fare una vita abbastanza agiata. Quindi molta gente non ha particolare fretta di trovarsi un lavoro, date le circostanze. E su questi programmi di sostegno di Biden e anche sul piano infrastrutturale stanno cominciando a sorgere dei dubbi. Tra l'altro, uno dei dubbi su cui è interessante fare una riflessione è quello che si sono accorti in America che non hanno più il know-how per fare le infrastrutture, perché visto che non si costruisce alcunché di ingegneristicamente avanzato in America ormai, boh, non lo so, da diversi anni, non ci sono imprese che hanno il know-how per fare infrastrutture con tecniche moderne.
Cioè, quelli che fanno, che lavorano alla frontiera della tecnologia, hanno lavorato a Dubai, Shanghai, magari Kuala Lumpur, Singapore, eccetera, cioè, Taiwan, Corea e così via, ma di grandissime infrastrutture in Europa. A parte l'alta velocità, non ce ne sono state. In America nemmeno l'alta velocità. Cioè, qual è un'azienda americana capace di fare linea ad alta velocità, che ha il know-how per fare una cosa a livello. La marca delle società di costruzione, delle società di progettazione e costruzione europee, allora. Penso Esatto. che non faranno. Sì, dovranno prendere le società di costruzione europea o magari turca, perché, che ne so, a Dubai alcune delle infrastrutture sono state realizzate da imprese di paesi emergenti. Sicuramente Chiaro. imprese coreane sono venute, ma imprese italiane. Hanno lavorato a Dubai, imprese turche, forse siamo anche di qualche paese tipo la Malesia, ecco. Quindi, Va no, bene, Fabio. questa sarà una cosa da tenere sott'occhio perché la partita sul piano economico di Biden, tutti gli stimoli e tutte queste aspirazioni di Green New Deal, infrastrutture moderne, eccetera, eccetera, è una partita di cui abbiamo solo visto il fischio d'inizio. Secondo me sarà Interessante. abbastanza lunga in congresso, insomma, Ne tra Senato parliamo e fra un Camera. mese allora. Ne parliamo fra un mese, sì. Ti Ciao Fabio. saluto e ricordo ai nostri fan di mettere un like e di diffondere il video sui social se vi è piaciuto. Buone cose.